Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per l'analisi della Serie A dei giocatori migliori che ci sono appunto in questa lega. Quindi mi raccomando, seguire il video fino alla fine per vedere tutti quanti i giocatori migliori che ci sono in questa Serie A Team. E di spolliciare tantissimo per continuare a vedere queste tipologie di video. Lasciare anche un commento nel caso che abbiate ancora dei dubbi, cercherò di rispondere a tutti. E ovviamente iscrivervi al canale. E se avete voglia, passare anche nel link in descrizione del video dove troverete tutti quanti i miei social. Dopo tutta questa solita pappardella, direi di cominciare dalle riserve. Andiamo? Allora, ragazzoli, partirei da Sandro Tonali, CDC 90 con contenimento, ottime statistiche abbastanza equilibrate. Potrebbe fare il CDC come il CC tranquillamente, senza nessun grosso problema. 4-5 di piede debole, 3-5 di mossa abilità. Per un CDC va più che bene, abbastanza ottima come carta. Un po' bassa di gen, ma fondamentalmente molto molto forte. Passiamo al prossimo. Bastoni. 91 di gen, difesa, ritmo un po' basso, però appunto è sui 90 circa, appunto sui 90, 87 più o meno, con abbastanza difesa appunto messo in campo. Non è fortissimo, non è altissimo di gen, è solo unicamente buono per chi serve, per chi ha cominciato a giocare da poco. Diciamo che può essere un'ottima soluzione. Passiamo al prossimo. Lorenzo Pellegrini, purtroppo da COC io non lo consiglio più di tanto, 3-5-3-5, abbastanza pessimo, non riesce a muoversi chissà che bene, cioè sì, ha 100 di agilità, quindi riesce sì a muoversi bene, ma purtroppo con le mosse abilità così basse ha troppe poche mosse abilità, col piede debole 3-5 non è chissà che cosa, da COC io non lo consiglio più di tanto, considerando oltretutto il fatto che anche di statistiche è buono, cioè di statistiche è buono, però per il resto no. Perché comunque, cioè lui sarebbe stato buono averlo CC, ma non COC. Non è spiselloso. Passiamo al prossimo. Nicolò Barella. Allora, anche qui, allora, da CC va bene, resistenza a livelli massimi, poco tiro, discreta difesa e fisico, è un buon CC con passaggi lunghi, non è per niente male, ha un po' di pecche sul piede debole e mossa abilità, ma da CC non è così importante, fondamentale, diciamo. Ha delle buone statistiche sia di agilità che di equilibrio che di reattività. Sui passaggi è buono, sulla difesa è discreto, sul tiro è discreto basso, diciamo. Alto alto con roccia. Buono, ma non eccezionale come carta, quindi buona. Passiamo al prossimo. Lautaro Martinez. Allora, 4-5 di piede debole, 4-5 di mossa abilità, resistenza non eccellente, finalizzazione un ottimo potenziamento abilità. Una carta che è sia veloce sia fisica. È basso, ma riesce comunque a resistere a molti contrasti. È una buona carta in campo, abbastanza forte, ma ovviamente tra gli attaccanti c'è di molto molto meglio. Però diciamo che per una soluzione temporanea, questo Lautaro Martinez va più che bene nel caso che vi serva. Passiamo al prossimo. Brozovic CDC. Allora, buono come CDC, ha intercettazioni, è un 94, quindi abbastanza spisellante. Non è estremamente fortissimo, c'è appunto c'è Fred, ci sono tantissimi altri CDC che sono più buoni di lui, però come nel caso di Lautaro e degli altri prima, se lo sculate vi serve, ha più gen del vostro CDC e tutte queste cose, sicuramente è un'ottima soluzione. Andarlo a comprare diciamo che non è che convenga tanto perché nel complesso comunque adesso sta sui 9 milioni, sicuramente scenderà sui 6, più o meno sui 5-6 milioni. Quindi può essere una buona soluzione, però capite che Fred alla fine costa sui 13 milioni, è un 95, è un po' più forte, quel punto in più di gen fa tanto perché comunque lo si può portare a 100, mentre invece Brozovic rimarrà solo a 99, quindi buono questo Brozovic per carità, perché di statistiche è buono e tutto quello che l'è. Però ovviamente c'è di meglio, quindi buono, ma non eccezionale. Vlahovic, a mio parere personale sconsigliatissimo, 3 di piede debole, 3 di mossa abilità, buone statistiche in generale, però a tiri, che è il potenziamento abilità più brutto che possa esistere, non ha nessuna caratteristica speciale, ha medio-medio. Per quanto sia un giovane promettente a bestia, quando sono troppo giovani, in FIFA non danno né caratteristiche speciali, né livello intensità attacco e difesa particolarmente alto o basso, diciamo, si tengono tutto sul medio e sarebbe una buonissima carta a livello di statistiche,
però a livello di piede forte, di mossa abilità è scarso, a livello di potenziamento abilità è veramente penoso, nel totale appunto non ha tratti speciali che lo vanno a migliorare, quindi nel complesso non è un buon attaccante. Passiamo al prossimo. Szczęsny, allora, potrebbe potenzialmente essere un buon portiere, perché comunque è 1,95 con per 90 kg, ha buon salto, ha 80, 97 di reattività, agilità un po' bassa, quindi non sarà, però viene compensata dal fatto che ha riflessi, come potenziamento abilità, quindi potenzialmente questo Szczęsny potrebbe essere davvero molto buono come portiere. Spero di scularlo, perché effettivamente non è per niente male, vorrei provarlo, così provo sia lui che la Fonte e vedo quale dei due è migliore e inserirò uno dei due, ovviamente. Per me però non è per niente male, questo Szczęsny ha anche abbastanza livello di piazzamento, che è molto importante per i portieri, quindi direi che molto probabilmente questa qui sarà è la carta migliore che potete trovare nelle riserve, anche a livello proprio di utilità e di potenza. Bene, adesso che abbiamo finito la sezione delle riserve, direi di concentrarci sulla sezione appunto dei titolari TOTS della Serie A. Andiamo! Allora, nelle icone troviamo il mitico Kakà, COC 94 con contropiede, buone statistiche, 4-5 di piede debole, 5-5 di mossa abilità, davvero molto spisellante. Peccato per la Gen che è sempre 94, quindi più di 99 non arriverà, però è davvero fortino come carta, ci sta come COC, soprattutto se siete del Milan ovviamente potrebbe farvi abbastanza godere come cosa. Si infortuna facilmente, tiro di precisione, classe fantasista, alto medio, 1,86, un'ottima carta, se spompicchiate un po' in questa lega riuscirete ad averlo, non mi vengono le parole. Gianluca Zambrotta, terzino sinistro con equilibrio davvero bestiale. Zambrotta è davvero fortissimo come terzino, quando c'è anche con la migliorata cerco sempre di prenderlo, perché è davvero forte 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 in campo, quando si butta nei contrasti, 5-5 di piede debole, 4-5 di mossa abilità, è davvero molto potente, ha livelli di difesa molto alti, anche di fisico, di passaggi, tutte queste cose. Ovviamente è un'icona prime, molto molto potente. Passiamo ai titolari. Allora, qua abbiamo Kakanoglu, che è da CC, cioè per essere un 94 CC, sì, ottimi passaggi, ottima agilità, che sono cose sicuramente fondamentali, però non ha né ritmo, né difesa, né fisico, ha un discreto tiro, ma discreto, nulla più, a classe tiro da lontano, passaggio lungo, tiro d'esterno, medio medio, con visione. Allora, ha delle cose che sono belle, ma delle cose che non sono troppo bellissime, oserei dire. Come CC nel complesso è abbastanza buono, ma non è chissà che cosa, cioè non lo consiglio più di tanto, ci sono sicuramente dei CC molto più forti, quindi è abbastanza sconsigliato, non andrei a prenderlo, diciamo. Cioè, poi per chi gioca free to play sicuramente potrebbe essere una cosa abbastanza utile avere Kakanoglu, però tra i due, se non avete Zanetti, è meglio prendere magari Juan Cuadrado, che comunque ha delle buone statistiche a livello di terzino, ha delle buone cose, alto medio con classe, equilibrio, che è un discreto potenziamento abilità per il ruolo, non è male. Cioè, nessuno dei due sono eccezionali, però sicuramente se gioco free to play e posso prendere soltanto uno di loro due, se non ho Zanetti cercherei di andare a prendere Cuadrado, se invece mi manca il CC ovviamente vado a prendere Kakanoglu, anche perché comunque non è così male, non è neanche così bene, però comunque dai, non è malissimo, ok? Adesso passiamo ai 95, quelli che si prenderebbero se avete messo il pass stelle, ok? Allora, vediamo un po', c'è Skriniar, devo dire, da difensore centrale è molto forte, perché comunque 95 con 93 di ritmo, 106 di difesa, 102 di fisico, con contrastare che aumenta le tre cose fondamentali, appunto ritmo, difesa e fisico, in modo abbastanza spiselloso, perché dà delle cose molto importanti. No, il fisico non lo aumenta, mi sembra. No, infatti, aumenta l'agilità molto probabilmente. Vabbè, comunque, abbastanza forte come potenziamento abilità. Di per sé Skriniar ha delle statistiche difensive abbastanza buone. Medio-alto, roccia, fa gioco di squadra, 1,88 per 80 kg. È un difensore molto buono, sicuramente tipo tra Saliba, lui, Todibo e altra gente, diciamo che si è più o meno lì. La cosa che cambia tanto è il potenziamento abilità di ognuno. Chi ha forza rimarrà più lento, chi ha contrastare rimarrà un po' più potente in certe cose, eccetera 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 eccetera. Buona come carta, ci sta, però diciamo che per chi ha messo il pass e può scegliere tra lui e l'altro 95, io personalmente in questo caso consiglierei il buon Sergej Milinkovic-Savic, perché comunque
Sì, ha poco ritmo, però la sua fisicità incredibile riesce a compensare quel piccolo fatto. Poi ha 5-5 di mossa abilità, resistenza a livelli di Nicolò Barella, quindi resistenza veramente spompicchiata, 4-5 di mossa abilità che in mezzo al campo può essere davvero utile, 97 di tiro, 103 di passaggi, 95 di agilità, 96 di difesa, 102 di fisico. Secondo me è uno dei CC migliori del gioco a questa gen, ok? Davvero molto potente. Fa tutto, cioè poi appunto è 1,91 con alto medio, colpo di testa potente e tiro d'esterno. Davvero molto molto forte, davvero tanto forte. Poi ha già un discreto equilibrio, non è troppo elevato. Agilità anche perché comunque è davvero grosso. Però ha tanta reattività, buon dribbling e tantissime cose sui passaggi. Quindi, secondo me, questa qui è una delle carte migliori che potete trovare da CC con un prezzo abbordabile. Quindi, davvero consigliatissimo, Milinkovic-Savic. Passiamo ai 96. Nei 96 troviamo Rafael Leão che da ala sinistra comunque si rivela davvero molto molto buona. A parte per delle piccole dettagli che a me non piacciono troppo. Allora, 4-5 di mossa abilità, 4-5 di piede debole, ma davvero poca 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 resistenza nel confronto. Questa carta dura un tempo, poi comincerà a depotenziarsi vertiginosamente. Quindi bisogna per forza avere un sostituto degno se si vuole utilizzare questo Leao. Ottime statistiche. Discreto potenziamento abilità, ha davvero delle buone statistiche primarie, cioè diciamo agilità, reattività, dribbling, controllo di palla, buona forza che serve tantissimo, anche un discreto equilibrio. Tiro da lontano un po' basso, però ha tanta finalizzazione e potenza di tiro, quindi molto veloce. Medio-basso con classe, però è anche un 88, infatti anche di salto comunque ha 85, non ha colpo di testa a livelli incredibili, quindi non è buono crossare sul secondo palo verso di lui, però sicuramente lui è uno di quei giocatori che può rientrare e tirare senza problemi e crossare in modo discreto, essendo che ha 4 di piede debole su quel piede dove crossa. Buona carta, buonissima carta, però diciamo che tra i 2,96 se potessi prenderli ovviamente andrei a scegliere Hernandez. Perché? Perché Hernandez, terzino sinistro, 96, a mio parere è uno dei terzini sinistri più forti che c'è in questo momento. Ovviamente, a meno che non uscirà Ultimate Tots, in quel caso sarà ancora più forte. Però questa carta, 96, con ritmo, ok? Quindi ha davvero tantissima velocità, perché dovete contare che è 109 più 14, quindi lui ha già 123 di ritmo. A 96 di base, ok? Quindi è davvero molto potente. Come terzino sinistro, forse è appunto il più potente che c'è a parte le icone, ok? Davvero molto forte, ha delle statistiche molto precise, ha grande aggressività, agilità, equilibrio, dribbling, passaggi buoni e ma grandissima velocità. Questa carta è davvero fortissima, la consiglio tantissimo per chi riesce a prenderlo. Ovviamente per prendere lui dovete mettere entrambi i pass della stessa lega, utilizzare un pochettino di biglietti e al posto che prendere un 97 nella lega specifica, magari prenderete un 96 e un altro 96 appunto nella stessa lega. Quindi molto probabilmente se mettete i biglietti al posto che prendere un 97 potreste fare la cosa di prendere Hernandez e Leao, per esempio, ok? Bene. Detto questo, passiamo al 97. Nei 97 troviamo appunto Koulibaly, che ha marcatura, io non lo consiglio più di tanto questo Koulibaly, ma non per qualcosa, perché comunque tra i 97 dei difensori centrali non è così esagerato, cioè io mi aspettavo fosse più forte, effettivamente è forte, perché è forte, ha tantissima forza, marcatura, è davvero forte, però me lo aspettavo di più, senza contare che questo Koulibaly ha veramente un grosso difetto in tutte le carte che fanno, che è il suo equilibrio. Come potete notare, lui ha solo 54 e questa qui è una cosa molto molto grave, perché appunto gli basterà incontrare un attaccante che arroccia come Lewandowski, per esempio. E lui andrà giù come una pera cotta. Ma già soltanto nella spalla a spalla, appunto, l'equilibrio conta tantissimo. Chi arroccia o ha più equilibrio di lui, comunque sarà facilitato a superarlo, a differenza di lui che sarà in difficoltà a tenerlo. Ok, quindi sì, a livello di statistiche qua, sicuramente vedendolo dite, beh, è buono. Peccato che andando ad esaminarlo sempre dietro, nelle statistiche primarie, appunto un po' più specifiche, si vede molto bene che non è così incredibile, ok? Medio-alto con colpo di testa potente. Sarebbe davvero molto forte se non fosse per quel piccolo fattore dell'equilibrio che lo porterà a cadere in continuazione. Cioè, se non in continuazione, comunque cadrà molto più spesso degli altri difensori e questa cosa che potrebbe portare dei disagi non indifferenti alla partita e farvi magari subire gol, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, buona carta.
sì, ma davvero pessimo a livello di certe cose specifiche come agilità, equilibrio, reattività è buono, per carità, non è così esagerata per il DC, però è già buono. Non è male, ma non è neanche bene per essere un 97, quindi passiamo al prossimo, che è Paulino Dybala. Buona carta, 5-3 di piede debole però, quindi già lì utilizzarlo da T o da COC con un piede debole così netto è davvero gravicchio, perché comunque lui servirà che passa la palla e che tira da fuori aria fondamentalmente, e se dovesse tirare mai col destro segnerà una volta su due, quindi davvero male come cosa. Seconda punta, ottimo potenziamento, poi nelle statistiche principali è davvero buono, 110 di agilità ma solo 95 di reattività, quindi è abbastanza più lento degli altri a eseguire delle mosse, come il tiro, i passaggi, il dribbling, ok? Per quanto abbia delle statistiche tutte sul 110, su dribbling, controllo di palla e agilità. Molto equilibrio, quindi sta anche abbastanza in piedi, stranamente, ci sta come cosa, ha buona potenza, finalizzazione, tiro al volo. Medio-medio, con tiro di precisione, classe, tiro da lontano, fantasista, tiro d'esterno. Tutte le cose sul tiro, una cosa sui passaggi, una cosa sul dribbling. È forte, per carità. Però, come già detto, il 5-3 di piede debole su giocatori davvero tanto offensivi è davvero molto limitante, sia per il versus che per il confronto. Vi porterà a sbagliare o comunque a prestare attenzione con che piede tirate e perderete del tempo prezioso sia nel versus che nel confronto. Carta che di per sé a livello statistico è forte, ma anche di potenziamento abilità, di certe cose, ma sul piede debole pecca troppo, non ha resistenza. Fortino, ma nulla più, cioè io per esempio non lo metterei mai, c'è sicuramente tanta gente molto più forte di questa carta. Diciamo che i 97 della Serie A sono una delusione in generale, ok? Passiamo ai 98, che non è che sono tanto meglio, perché comunque qua troviamo Ciro Immobile, che è forte, non è che non è forte, però 3 su 5 di mosse e abilità in attacco è sempre un po' limitante. Avrete soltanto certe determinate skill che non sono così incredibili nello stretto, a differenza delle mosse a 4 stelle o a 5 stelle che nello stretto danno fastidio e creano confusione nell'avversario. Quindi già quella lì è una cosa molto molto bassa. 4 e 5 di piede debole però, quindi è abbastanza buona come cosa. Ha un discreto livello di resistenza, non è esagerato. Con torre che comunque lo porta ad essere più forte sui colpi di testa. Lui non è neanche bassissimo, comunque 1,85 per 85 kg con alto medio e solo e unicamente tiro d'esterno. Non è eccezionale, ha delle statistiche sul tiro che sono veramente pregevoli, infatti su finalizzazione, potenza e piazzamento supera il 110 e anche di abbastanza, ha poca agilità e dribbling, quindi non benissimo per una punta, reattività discreta, equilibrio normale diciamo, salto colpo di testa abbastanza decenti per la tipologia di carta che è. Non lo consiglio perché, cioè, in campo è sempre abbastanza fortino, non è che gli si può dire di no. Il fatto è che in generale, comunque, a me personalmente, poi fatemi sapere la vostra opinione, non piace essere limitato nella zona offensiva con le mosse e abilità, eccetera, eccetera. Essendo che adesso sono state implementate, non mi piace poter utilizzare soltanto una o due mosse e abilità, quando invece con un attaccante che ha 4 mosse e abilità ne posso utilizzare 4/5, quindi creare molti più problemi alla difesa. Oltretutto a questa carta sarebbe servito più che torre una seconda punta, ci sarà anche Ultimate perché è un 98, è stato il capocannoniere mi sembra, quindi per carità ci sarà anche una carta Ultimate dove ci sarà il potenziamento abilità adeguato, però a me questa tipologia di attaccante non mi piace, quindi sinceramente un po' lo sconsiglio. Passiamo al prossimo, che è Domenico Berardi. Allora, anche qui, alla destra con 5-3, quindi questo qui è uno che se si va sul fondo e si crossa col destro, i cross potrebbero non essere incredibilmente precisi, perché appunto perde il 20% di ogni statistica sui passaggi. Però resistenza non elevata, perché no, 4-5 di mossa abilità con 111 però di agilità. 111 di agilità è tanta roba, raga, perché comunque ha 117 di agilità, quindi lui si muove veramente bene in campo. 102 di reattività, buon dribbling, buon controllo di palla, buono anche l'equilibrio. Aggressività abbastanza discreta, perché comunque vuol dire che si butta bello a capofitto. Buona finalizzazione, potenza di tiro, discreto tiro da lontano.
Medio, medio, classe, tiro da lontano, fa gioco di squadra. Lui è la classica carta che deve rientrare, tirare o rientrare, crossare, però fondamentalmente non si può andare sul fondo e crossare direttamente con lui, perché sennò potreste fare delle cappelle. Quindi è una buona carta, perché lo è, perché appunto non è per niente male, arriva a livelli di agilità veramente molto elevati. È un po' lento per essere un'ala, ok? Quello sì, ma compensa col fatto di essere molto molto agile. Quindi quando un giocatore è più lento della sua agilità, troverete che si muoverà davvero molto molto bene e in modo preciso in campo, quando lo utilizzate per fare dribbling e cose, e lui è questa carta qui. Molto forte, però ovviamente tra i 98 delle varie leghe sicuramente c'era Salah che era un po' più spiselloso, appunto. Però lui davvero molto 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 fortino, ma abbastanza consigliato, una carta davvero molto potente. Passiamo al prossimo ed ultimo, Mike Maignan. Molto probabilmente questa carta, essendo che ha presa, che è davvero molto forte come potenza e abilità per i portieri, Mike Maignan è sempre abbastanza rotto in questo game, con tutto che non è altissimo, però supera sempre il 1,90 m. Ricordatevi sempre questa cosa. Ha 90 di salto, 106 di reattività, un po' poca agilità, ma serve o non serve se si hanno i riflessi, diciamo, ok? La statistica primaria è i riflessi, poi se si ha anche una discreta agilità può essere utile, però lui comunque ha tanta reattività che serve nello stesso modo, diciamo, anzi, nei portieri la reattività è più importante che l'agilità, molto più importante. Quindi è una carta davvero molto molto forte, potenzialmente uno dei portieri migliori del game in questo momento. Se uscirà Ultimate ancora peggio, sicuramente, perché sarà proprio buggato. Da provare sicuramente, ma già abbastanza spisellante. Mi gusta parecchio, raga. 98 che avrei preso con molto molto piacere, detto sinceramente, perché è davvero forte che portiere poi sta, cioè nella realtà sta proprio spaccando tutto. Quindi GG Mike Maignan. Passiamo, ragazzoli, ad esaminare l'ultima carta che ci rimane di questo tots della Serie A, che è appunto il mitico e unico Alessandro Nesta, icona evento. Buonissimo difensore, raga. Allora, con difesa, ok, 98. 98, davvero niente male. Ha poco ritmo, ok, e neanche un grandissimo livello di fisico per essere Nesta. In realtà, come carta, a livello di statistiche non è così alto, cioè, appunto, era più alto Koulibaly. Ma la differenza è che comunque lui ha un po' più di equilibrio ed è abbastanza foce. Allora lui, le statistiche potevano farlo meglio. E anche come potenziamento abilità, perché sì, così lui è un 97 di difesa e di ritmo con 100 tipo 15, 16, no, anche di più, 117 penso di difesa, 106 di fisico. Una volta portato su, questa qui è una carta che si può portare fino a livello 103, quindi sicuramente molto buona, molto molto buona. Poi Alessandro Nesta, le icone hanno sempre quella piccola cosa che sono leggermente più buggate degli altri in campo, fanno cose che altre carte non riuscirebbero a fare, ma è anche giustificato. Nesta era uno dei migliori difensori del mondo, quindi c'è insieme a Maldini, tutta quella gente lì, quindi c'è poco da andare lontano, diciamo. Medio-alto, leadership, colpo di testa potente, fa gioco di squadra. Sicuramente una carta davvero molto molto buona. Se la sculate, vi consiglio di tenerla, assolutamente di utilizzarla, perché un 98 gratuito, sculato, sarebbe veramente una cosa spettacolare, ottimo difensore, consigliatissimo, ragazzoli, davvero molto consigliato. Beh, il video analisi di oggi finisce qui. Mi raccomando, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, ovviamente commentate se avete ancora dei dubbi. Noi ci vediamo domani con un prossimo video per la serie Che cazzo è? Quindi mi raccomando, non mancate un ciao ciao da Docni, ciao ciao!